pronti per il 3 minuti con lo spazio dove incontriamo i numeri 1. Chi sarà l'ospite di oggi? The number one station. La 6, la radio che fa la differenza. La 6, che radio. The number one station. Siamo con Matteo Garrone, regista di reality, qui al Festival di Cannes, la 65esima edizione, unico film italiano in concorso. Un film che, Matteo, si potrebbe definire tra la fiaba e la realtà? Sì, è una storia che appunto nasce da un fatto realmente accaduto, che mi sembrava che avesse comunque degli elementi favolistici. Questo è lo spunto di partenza. Diciamo, la grande difficoltà poi del film è stata quella di riuscire a mantenere questi due registi. Da una parte la dimensione appunto di fiaba e dall'altra invece un realismo che rendesse poi la storia credibile. E questo, diciamo, è stata un po' la grande scommessa del film. Sicuramente un film per me molto, che è stato molto difficile da realizzare. Come mai è stato difficile girare questo film? No, è stato difficile realizzarlo, questo film, perché appunto si muoveva su degli equilibri molto sottili, anche appunto, come dicevamo, della fiaba e in realtà, ma anche aveva un registro da commedia, anche se poi, come avete visto, insomma, il film poi piano piano va verso una direzione più drammatica, insomma, ecco, mano a mano che il nostro personaggio scivola dentro la follia, piano piano che perde la sua identità. E quindi era delicatissimo, insomma, ogni scena aveva così un margine molto sottile. Considero un film molto più difficile di Gomorra, per me è stato, nella realizzazione. Poi anche quando affronti certi argomenti anche legati alla televisione, riuscire in qualche modo a trasfigurarli, no? A farli diventare qualcos'altro, qualcosa che ha più a che vedere con una dimensione metafisica più astratta, erano belle scommesse, ecco. Quindi vedremo stasera se ci sono riuscito o no, perché questa sera sarà la prima proiezione col pubblico e capirò se passerà o meno un'emozione o no, insomma. Pur raccontando la storia di un singolo personaggio, si può comunque allargare il discorso alla nostra società, alla società italiana contemporanea? Beh, il personaggio, diciamo, rimane impigliato dentro questo aspetto così illusorio del sogno, questo mi sembra evidente. È un film che mette a contrasto tanti mondi, tante realtà, quindi anche da un punto di vista figurativo, accanto a dei luoghi che in qualche modo ti rimandano al passato, e quindi anche a un immaginario legato ad un immaginario più eduardiano, se vuoi, più di una Napoli di vicoli, decadente, e accanto abbiamo messo dei luoghi invece che ti richiamano già quasi a dei set da reality, in qualche modo, dei luoghi che sono non luoghi, quindi il centro commerciale, outlet, acqua park, eccetera. Quindi penso che sia un film anche che vive di questi contrasti tra presente e passato e fa un viaggio attraverso un paese, ecco. Noi non volevamo, appunto, ci tengo a precisarlo, fare un film politico di denuncia, eccetera, non era il nostro interesse. Poi lasciamo liberi gli spettatori di dare le loro interpretazioni al film, ecco. Insomma, per noi era l'occasione di fare un viaggio così insieme al nostro personaggio, un viaggio fantastico attraverso così dei luoghi che ci sembravano fotografassero bene il presente. Come descriveresti la famiglia che ritrai nel film? Ma è una famiglia semplice, umile, popolare, napoletana. Come ti dicevo prima, il fatto prende spunto da un fatto realmente accaduto, quindi mi sono ispirato un po' alla famiglia originaria e per poi trasfigurarla, chiaramente. Quindi non credo che però sia una storia che per forza sia emblematica di un certo ceto sociale, penso sia un tema che può riguardare un po' trasversalmente un po' tutti gli ambienti. Nel caso specifico è una famiglia semplice, lui è un pescivendolo che vive una vita abbastanza semplice con moglie e figli, però penso che sia un contagio molto più diffuso e trasversale. E voi avete notato, insomma, nel film che in realtà il contagio nasce non da lui ma dalla famiglia, dai figli, dal quartiere, e quindi è come un virus in qualche modo, no? Infatti il film mi divertiva, e questo l'ho notato quasi alla fine, malgrado fossi io il regista,
che mi divertiva il fatto che nasceva come una, parte come una fiaba e che finisce con un film di fantascienza, una cosa abbastanza curiosa. Questo film sarebbe stato possibile girarlo solo a Napoli, probabilmente? A Napoli, come dicevo prima, è più evidente il contrasto, quindi tra un passato, tra delle immagini, tra dei luoghi così decadenti, quindi una realtà così evidente, e questi non luoghi. Chiaro, se avessi scelto una città magari del nord dove è meno forte questo contrasto, sarebbe stato meno efficace questo aspetto, che per me è importante, poi magari per uno spettatore non è così importante. E poi effettivamente la storia è successa realmente a Napoli, quindi è un altro dei motivi per cui, come dire, mi sono avvicinato all'idea di rigirare lì, in quei luoghi lì. Il protagonista lo si può definire una specie di Pinocchio? È un po', a mio avviso, un po' un Pinocchio moderno, ha questo sguardo, questo candore, questa ingenuità che erano fondamentali per il personaggio. E lui viene da una compagnia di teatro che si chiama Compagnia della Fortezza, è una compagnia di detenuti che lavora a Volterra. Il regista si chiama Armando Punzo e lavora insieme a Daniello da 12 anni. Daniello è sempre stato uno, diciamo, dei protagonisti degli spettacoli di Armando Punzo, e io ho visto diversi spettacoli nel tempo, e con mio padre, che era un critico teatrale, e quindi in una di queste occasioni sono rimasto colpito dalla bravura di Daniello. Poi ho provato ad averlo per il cast di Gomorra, ma chiaramente è stato più difficile perché comunque era legato alla criminalità il film, quindi ci potevano essere dei legami anche col suo passato. Questa storia qua invece non ha nulla a che vedere con la criminalità, e quindi ho riprovato a fare la domanda per averlo, e questa volta sono riuscito a lavorare con lui. E la sera quindi tornava in carcere? Sì, di giorno stava sul set, la sera tornava in carcere. Mi ricordo un aneddoto divertente, che uno dei primi giorni di riprese, siccome io giro in sequenza, quindi dall'inizio sino alla fine del film, e stavamo girando proprio nel luogo dove ci sono tutti i matrimoni, e lui era vestito da donna perché facevo questo spettacolo nel film, quindi era vestito da drag queen, ed è stato proprio il giorno in cui sono venuti per la prima volta a fare il controllo ai carabinieri per vedere se stava sul set il detenuto nell'arena, perché domandavano dove fosse. A un certo punto abbiamo indicato e hanno visto che sta drag queen buttata su un divano, tutta truccata con la parrucca blu, hanno fatto uno sguardo schifato, e è stato divertente quel momento, insomma. Sei mai stato uno spettatore di reality show in TV? Poi ti chiedo anche un commento di questo ritorno al Festival di Cannes in concorso, cosa significa per te? Ma in reality sì, in maniera un po' distratta, però ogni tanto ho visto qualcosa, insomma. Cannes, beh, è sempre una grande opportunità per il film, per noi chiaramente che siamo qui è sempre una bella esperienza, però il film ha una grande opportunità di essere visto a livello mondiale, anche comprato, insomma, penso che sia anche importante, al di là poi del premio, che chiaramente o uno dei premi, perché poi sono tanti i premi, che chiaramente ci farebbero un piacere, però è anche la possibilità di vedere, di misurarsi con un mercato e vedere se il film viene, c'è interesse a livello internazionale, viene comprato anche all'estero, ecco questo. Cosa ti aspetti da Moretti, da Nanni Moretti, che qui come presidente di giuria? C'è più preoccupazione per te o conforto? No, non è l'uno né l'altro. Quando si partecipa a un festival si sa che i giurati poi avranno i loro gusti, ed è giusto che sia così, quindi è impossibile fare delle previsioni. È una lotteria, ecco, quindi tante volte magari premiano un film che può sembrare più o meno bello, no? A seconda del tuo gusto personale, quindi non ci sono delle regole, ecco. I giurati sono tanti poi, tra l'altro, quindi sono sempre congiunzioni di fattori che devono concorrere, quindi secondo me bisogna prenderla così, come una tombola, insomma, e sperare che esce il numeretto, insomma. Quali sono state le scelte tecniche che hai fatto, a partire dalla colonna sonora e fino ad arrivare alla scenografia? Sì, e questo, diciamo, è un aspetto che mi riporta indietro al discorso che facevamo prima rispetto alla dimensione della fiaba e della realtà. Per tutti
tutti, per tutti i collaboratori, da Desplat per le musiche, a Mille Notti per i costumi, a Paolo Bonfini per le scenografie, a Marco Onorato per la fotografia. Era sempre importante riuscire a mantenere questo equilibrio. Ci dovevano piacere i luoghi, dovevamo però anche crederci. Quindi prendere un palazzo del Settecento, però al tempo stesso doveva essere un luogo credibile dove potevano abitare delle persone del popolo. E quindi anche nella ricerca dei luoghi, come nella scelta dei costumi, c'era sempre questo doppio registro. Una parte dovevamo essere convinti, ci devono piacere, non ci doveva essere ironia rispetto a un certo mondo o rispetto al rischio di cadere nel trash o nel grottesco. Questi erano tutti i rischi che correvamo e che dovevamo evitare. Dovevamo trovare delle soluzioni che ci piacessero a noi e che piacessero anche al mondo che raccontavamo. C'è un'ispirazione felliniana nel film, magari Lo Sceicco Bianco? Sì, Lo Sceicco Bianco sicuramente è un film che può essere un riferimento, anche se non, ti confesso che me l'ha detto Alexandre Splat dopo aver visto il film. All'inizio avevo pensato a Bellissima, per dire, come riferimento, ma uno dei riferimenti, diciamo, figurativi, visivi come atmosfera, più Matrimonio all'italiana, cioè quel film legati a Eduardo e a quella Napoli lì un po' decadente, calda, e sicuramente da un punto di vista figurativo, mentre magari per Gomorra era più paesaggi Rossellini da un punto di vista figurativo, qui è più un altro tipo di Napoli. Grazie mille.